Ciao, benvenuti al canale Stipendi Online. Sono qui su questa piattaforma, si chiama Minergate, è abbastanza famosa. Faccio vedere presso poco come funziona, è abbastanza facile, niente di complicato. Quando voi vi scriverete, dovete iscrivervi al sito con i vostri dati, aggiungete l'email che poi vi servirà. Poi quando vi iscriverete, il programma in automatico capirà che computer avete, vedete? E quindi vi dirà se avete Windows, se usate Windows come sistema o Apple. Vedete, qui mi trova già il sistema, qui basta scaricarsi uno di questi, non so se avete 64 bit Windows o 32 bit Windows, scaricate il programma. Questo serve praticamente, io lo uso quando magari sto scaricando, quindi il computer è acceso e lo faccio usare anche così con quello sistema lì, almeno tanto è acceso, il consumo di corrente è quello, perché se no non conviene, vedete, per usare questi programmi dovete avere o la corrente gratis, perché sennò alla fine non vi conviene fare questo lavoro. E quando scaricherete avrete questo programmino qua. Adesso andiamo a vedere. Vedete qui questa piattaforma che vi sto facendo vedere, potete fare un po' di tutto. C'è il programma di referral, potete fare del cloud mining, quindi potete comprare potenza direttamente qua senza minare direttamente col vostro computer. Quindi potete fare tante altre cose. Adesso voglio fare solo vedere come usare Minergate il software. Quindi sì, io ce l'ho qua, si apre il software che è questo qua. Quando voi lo aprirete all'inizio, probabilmente vi farà vedere questo. Questo farà start smart mining. Praticamente lui, quando voi lo cliccate, minerà le monete che vuole lui, quelle che secondo lui sono le più profittevoli. A me però non mi interessa fare come fa lui, perché voglio fare una cosa un po' più veloce per poter trasferire direttamente le monete su EOBOT. Si potrebbero anche minare e trasferire sullo stesso Minergate. Però ci vuole troppo tempo per arrivare a quelle cifre lì, e quindi non ho non, diciamo, io non ho tanta pazienza e preferisco minare delle monete tipo questa qua, che BCN serve Bitcoin, che è la moneta più facile da minare di queste qua. Qui vedete ci sono tantissime altre monete, c'è Dash, Ethereum, Electrum, ce ne sono Maria Monero e altre sono nascoste, bisogna attivarle qua. Dov'è che è? Vedete, ci sono queste monete qua, tutte le sigle. Adesso io solo dovreste attivarle tutte per vederle. Comunque io mino solo BCN, Bitcoin, che è quella più facile. Questo è il vostro computer, vedete, qui c'è la CPU e la GPU. Quindi mina sia da CPU che da GPU. E potete scegliere quanto volete dare di potenza. Ad esempio, qui avete quattro scelte, vedete. Potete scegliere se dare uno. Poi fate start e lui inizierà a minare, e qui aumenteranno i vostri BCN, i vostri Bitcoin. Ovviamente magari uno ci vorrà un pochino di tempo, però ovviamente se voi lo mettete al massimo sarà più veloce, però se state usando il computer e fate qualcosa, il computer andrà a scatti, non riuscite a lavorarci abbastanza bene. Quindi io consiglio, se lo usate, di usare due. E come vi dico, non fatelo per guadagnarci, perché qua comunque la corrente vi costerà di più. Se voi lasciate acceso solo per far questo, non ne vale la pena, secondo me. Lo fate quando magari fate qualcosa che avete il computer acceso per qualche motivo, che non ha bisogno della vostra CPU o GPU, potete usarlo e lui minerà. Quando arriverà a 100, adesso questi sono già 80, queste le ho fatte circa col mio computer, le ho fatte in una decina d'ore, 80. Quando arriverà a 100, dovete arrivare almeno a 100, le potete trasferire. Per trasferire come si fa? Si va su Wallet, e adesso è già selezionato, però ci sono anche le altre monete, c'è Ethereum, Dash, perché ci sono, Monero se volete fare, vedete? Adesso è già selezionato questo. Queste sono tutte le transazioni che ho già fatto io. Voi fate Withdraw, vedete qua, vi dice che dovete avere almeno 100, io sono in 80, quindi non posso farlo questo trasferimento. Qui ci sono le fee che pagherete e qui dovete mettere l'indirizzo dove lo mandate. Siccome Bitcoin non è che è una moneta proprio così, e io uso EOBOT per questo, perché in EOBOT c'è questa moneta qua. Adesso vi farò vedere. Andiamo su EOBOT, vedete? C'è questa moneta qua che è Bitcoin, cioè, vedete, io ho già trasferito 140. Praticamente, come dovete fare? Vedete che qua, aspetta che torniamo, dov'è che è andato a finire il mio programma? È qua. Vedete che qua vi dice, ci vuole il pagamento, oltre al numero del wallet, ci vuole anche questo video opzionale. Mi raccomando, bisogna metterlo, perché sennò quando inviate i soldi, i Bitcoin non arriveranno mai a EOBOT. Andiamo a vedere EOBOT. Allora, andiamo sotto su deposito.
deposito, andate su quella moneta lì che è Bitcoin, ricordatevi Bitcoin, non Bitcoin, eccola qua, questa qua, avete BCN address, vedete che c'è l'ID di pagamento, voi dovete inserire anche questo, dovete salvarvelo, così, fare copia, andare sul download qua di Miner, dove cavolo è qua, qua, e inserirlo qua, questo qui è già inserito perché l'avevo già inserito, e inserirlo qua. Il wallet è questo qua, andiamo a vedere questo qua, vi copiate questo al wallet, non tutto, solo questo, copiate questo, lo andate a inserire qua sotto, vedete address, e poi farete withdraw, dovete raggiungere ovviamente i 100, 100 bitcoin, diciamo che circa 10-12 ore di lavoro, tenendolo a metà potenza, poi dipende dal vostro computer, se il computer è debole ovviamente ci metterà molto più tempo, se non ha tanta potenza, il computer vecchio. Mi raccomando, state attenti a non rovinarlo perché comunque viene sfruttato. La possibilità che ovviamente si può scegliere la potenza a cui sfruttarlo è già meglio che se avete, non volete rovinarlo, tenetelo a 1, ci metterà più tempo a fare il Bitcoin, però almeno siete sicuri che non si rovinerà il computer. Poi fate l'invio, come vi ho detto, dove è? Qui. Poi fate withdraw e vi erà i soldi a EOBOT, tutto semplice. Io faccio questo sistema così per dare alimentazione, diciamo, a Eobot per comprare Giga Hash e queste cose qua. Questa era una piccolissima, una mini guida per farvi vedere un po' come funziona Minergate, ma ci sono tantissime altre cose da farvi vedere. Niente, sotto vi lascerò il link in descrizione sia di Minergate che di Eobot. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e lasciate un like. Io vi saluto e buon guadagno online a tutti.